Sì, ve lo dico. Stanno ancora aggiustando la porta. Buonasera e benvenuti a tutti dal Palestra di Siena. Qui per il recupero della dodicesima giornata della Serie A Beretta si affrontano Eguen Bolsena ed SS Vauxhall Bosen. Sono Umberto Bronzo in versione inedita questa sera di commentatore a causa dell'infortunio contro Merano. E iniziamo subito con dare i nomi delle due squadre. Iniziamo dall'SS Vauxhall Bosen, che schiera col numero 1 Ermones, numero 16 Rottensteiner, numero 17 Greganic, numero 22 Udovcic, numero 23 Turkovic, numero 14 Sporcic, numero 7 Valcher, numero 89 Venturi, numero 3 Sonnerer, numero 11 Pirker, numero 5 Marino, numero 15 Rossignoli. Per l'Eagle Molsiana invece abbiamo col numero 1 Alessandro Leban, numero 16 Giovanni Pavani, numero 9 Filippo Pasini, numero 14 Lorenzo Senesi, numero 10 Nico Casa, numero 25 Pablo Marrocchi, numero 19 Božidar Nikosević, numero 23 Cristian Cugino, numero 6 Davide Gagliano, numero 20 Felipe Gaeta, numero 7 Raul Balgelli, numero 77 Raffaele Baciottini, numero 8 Edoardo Bozzi, numero 2 Leonardo Del Massimo, numero 99 Matteo Sulemani e numero 5 Michele Bufoli. Partita che riguarda la terza e la quarta forza del campionato. Tra di loro ci sono 3 punti di differenza e una partita in più per quanto riguarda la compagine toscana. Le Bolzano è l'unica squadra in battuta ancora del campionato con 8 vittorie e un solo pareggio. Arrivato col pareggio con l'Albatro Siracusa. Invece per quanto riguarda l'Ego arriva da 2 risultati utili consecutivi, arrivati entrambi in rimonta contro Merano e contro Conversano. I precedenti da queste due squadre dicono Bolzano con 4 successi contro l'unico di Siena. Di queste 4 vittorie c'è da ricordare anche quello che riguarda l'anno scorso della finale di Coppa Italia, fatta proprio qui a Siena, dove gli altoatesini si imposero per 32-29 contro i toscani. Di quella finale se ne ricorda bene Felipe Gaeta, che in quel caso vestiva la maglia del Bolzano e che invece quest'anno, dopo 9 anni in Alto Adige, aver vinto tutto, si è trasferito a Siena. Quindi non sarà una partita come le altre per il numero 20 e il capitano dell'Egon Bolzano. I temi delle partite: il controllo del ritmo da parte di Siena, che viene da 3 partite in 10 giorni, l'intesa tra Turkovic e Sonnerer. Spesso Turkovic innesta con passaggi da terzino sinistro alla destra proprio Sonnerer. E poi la sfida a distanza tra i due cannonieri di entrambe delle due squadre, con Casa con 66 reti e Turkovic con 68. Le squadre si scambiano i saluti di rito: maglia rossa per Bolzano, maglia nera per Siena. Il Bolzano attaccherà dalla vostra destra dei teleschermi verso la sinistra, invece opposto Siena che attaccherà dalla sinistra verso la destra dei vostri teleschermi. Aspettiamo che le squadre si schierino in campo per dare i primi set di entrambe. Non sarà una partita semplice anche perché, come detto prima, c'è Siena che viene da 3 partite in 10 giorni, in cui le ultime due a ranghi ridotti con poca panchina a causa degli infortuni che hanno bloccato la compagine senese. Vediamo che le squadre si stanno schierando in campo. Per il Bolzano c'è Ermones tra i pali, Sonnerer dalla destra, Greganic alla sinistra, Venturi terzino destro, Udovcic terzino sinistro,
centrale Dejan Turkovic e pivot Vito Claudio Marino. Per quanto riguarda Siena, che inizierà il primo tempo in difesa, Gaeta primo, Vargelli secondo, i due terzi sono Casa e Marrocchi, Nikosevic secondo a sinistra e Pasini primo a sinistra. Si aspetta il via degli arbitri. In questo momento è iniziata la sfida qui al Palestra, il recupero della 12ª giornata di campionato. 6-0, difesa classica da parte del Siena. Saluti a inizio partita e si comincia. Greganic per Udovcic, pivot 2-3 dalla parte destra della difesa. Cambio di posto, Venturi. Udovcic, incrocio per Venturi. Ancora incrocio per Turkovic, cerca il pivot, non c'è, recupera palla Siena, contropiedi, Pasini, 1-0 Siena, difesa e contropiede, subito così il Siena si porta avanti. Bisognerà vedere l'impatto, soprattutto, come detto prima, il ritmo che vorrà impostare Siena alla partita, a causa delle corte rotazioni, a causa anche del fatto che mancano diversi giocatori. L'arbitro richiama nel gioco una trattenuta tra Marrocchi e Marino. Si può proseguire. Turkovic, Udovcic, Venturi. Ancora Turkovic. Esce il pivot. Pressione alta da parte di Nikosevic per non far ricevere Venturi. Palla persa da parte di Bolzano, la seconda consecutiva, e quindi per gli arbitri c'è da ripetere la rimessa. Primo attacco quindi per quanto riguarda la compagine senese dopo il contropiede di prima. Anche Bolzano si schiera a 6-0 in difesa con Greganic e Udovcic primi, Sonner e Turkovic secondi e in mezzo Venturi e Marino. In attacco invece Nikosic gioca terzino destro, quindi avrà più difficoltà poiché deve percorrere il cambio in diagonale. Però Nico Casa per Marrocchi che perde la presa col pallone. Marino per Sonnerer, contropiede, palo. Subito allora riparte il Siena. Nikosic per Gaeta, para Hermones e allora si rifà dall'altra parte. Ritmi alti in questo inizio. Turkovic per Greganic, uno pari, non perdona l'ala croata, primo anno a Siena, anno 2000, scusate, primo anno a Bolzano, classe 2000, viene dal campionato croato, anche lui in nazionale croata avrebbe dovuto affrontare a gennaio gli europei contro l'Italia, a causa del Covid sono stati cancellati. Ora attacco da parte del Siena. Giro palla da parte dei tre terzini, fuori il pivot. Nikosic ancora doppio pivot per cercare di allargare la difesa e attaccare i due terzi ripetuti da coach Dumnic, quelli più deboli. Ancora Casa, tiro, rete. 2-1, è già dall'altra parte comunque Bolzano. Attacca Udovcic, si butta dentro, rete. Aperta qui la difesa del Siena dalla parte sinistra del campo, ma è già dall'altra parte anche Siena. Pasini, palo. Ritmi alti in questo inizio, vediamo se sarà così tutta la partita oppure solo l'adrenalina di inizio partita. Abbiamo visto qual è l'idea di coach Dumnic per attaccare la difesa di Bolzano. Doppio pivot tra i primi e i secondi per cercare di far alzare, di isolare i due terzi che vengono ritenuti più deboli. Ancora Dovcic, due pari, non esce nessuno, bisogna uscire su quella situazione perché Dovcic è molto pericoloso. Marrocchi, Casa, scavalcamento, fermato ancora. Buon giro palla comunque del Siena, 7 metri per una trattenuta. Taglio in aria da parte di Dovcic, viene segnalato dall'arbitro. Difesa in aria. Andrà Nikosic dai 7 metri. Fischia l'arbitro. Prima finta.
mezzo alle gambe, 3-3, ancora in parità dopo 4 minuti e 40 secondi. Bolzano dal canto suo ha una batteria di terzini tutte e tre pericolosi al tiro da fuori, quindi forse dovrebbe alzarsi un po' di più la difesa quando si viene attaccati e cercare il più possibile di fare fallo per cercare di interrompere la difesa. Qui doppio P, buona parata di Leban subito e poi contropiede, palla persa un po' leciosa questa volta di Bargelli per Nikosevic. Allora ancora Turković che arriva, ottimo scarico per Marino, questa è una gran palla, un gran giocatore che sa leggere le situazioni. 4-3 per Bolzano, è una partita che sarà tirata fino alla fine dalle due squadre che si equivalgono sulla carta. Bisogna vedere l'importanza di non perdere troppi palloni per evitare di dare contropiedi per entrambe le squadre, soprattutto per Siena, per cercare di non correre troppo a vuoto. Ora qui Casa attacca, scarico per Nikosevic, ancora Casa, Marrocchi ad attaccare uno contro uno, scarico per Pasini, la girella di Filippo Pasini innescato con un passaggio un po' inaspettato da parte di Marrocchi. Allora Venturi va dietro Dovcic, sale Sonneler, ancora Venturi, si ferma, si ricomincia con ancora Dovcic, abbassa i ritmi dell'attacco. Udovcic chiama lo schema, girella, sale l'ala, ci sarà un cambio tra terzino centrale con Udovcic che attacca per scaricare per ancora Turković per Marino, quella un po' preda sotto mano di Udovcic, para Leban ancora. E allora Nikosevic può andare, seconda fase, Marrocchi tira improvviso la rete di Pablo Marrocchi, la prima della sua gara. 5-4 Siena. L'idea di Siena è, se possibile, attaccare nei primi secondi dell'azione, se no ragionare con calma cercando di evitare palle perse inutili in seconda fase. Dall'altra parte invece Bolzano non sembra spingere sulle rimesse veloci, sembra più voler giocare a difesa schierata. Qui un cambio di posto tra Udovcic e Turković che inizia l'azione, esce ancora Venturi, Udovcic, c'è il pivot libero, Leban lancia per Gaeta, rete, 6-4, difesa e contropiede, Leban per Gaeta, Udovcic, cade Marrocchi per uno scontro, la finta di Turković, palla persa, può ancora correre Siena e invece no, preferisce non rischiare e giocare a difesa schierata. Buoni questi primi 8 minuti da parte della Ego in difesa, a parte 2-3 sbavature, comunque chiusa in mezzo. Ha già forzato a diversi palle perse Bolzano, che dal canto suo deve forse ancora entrare un po' in partita, perché troppe palle perse, soprattutto da un giocatore esperto come Turković. Ora giro palla, ancora fuori Bargelli, stavolta non vado più pivot, attacca Marrocchi, fermato ma riesce a dare la palla sotto contatto. Fallo fischiato ai danni di Turković sull'azione di Nikosevic. Viene fermato il tempo, bisogna asciugare il campo, abbiamo una ghiaccia di sudore in mezzo tra i 7 e i 9 metri. Primi 8 minuti e 30, Ego 6, Bolzano 4. Dumini c'ha colloquio con Marrocchi, indicazioni per questo attacco che potrebbe dare il massimo vantaggio per l'Ego di questo inizio partita. Si riparte, Marrocchi, Casa, ancora Marrocchi, Nikosevic, molto larga la difesa di Bolzano, attacca Marrocchi, giro dorsale, tiro, 7-4, massimo vantaggio Siena al minuto 9. E subito dall'altra parte Udovcic, pivot e due terzi, attacca ancora Venturi, tiro, palo, recupera Sonnerer, fuori. Difficile vedere sbagliare un giocatore come Martin Sonnerer, Resinese Doc,
ha vinto tutto con Bolzano dal 2016, veste la maglia biancorossa, vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, e sbaglia il suo primo tiro. È già dall'altra parte l'Ego che manovra con Nikocevic, Marrocchi, casa, doppio pivot, eccola qui l'idea di allargare i terzi. Nikocevic fermato da Turkovic, si ricomincia da un 9 metri. Non batte proprio Nikocevic, fuori il pivot. Nikocevic, casa, stacca dai 9 metri, centrale, Paremones. Allora dall'altra parte Udovcic in palleggio per Venturi. Venturi, Udovcic sotto mano, fuori. Occhio perché potrebbe esserci un contropiede, infatti Leban. Ma Sonnerer, gran recupero a una mano. Gran recupero sul contropiede lanciato di Leban per Pasini. I due si conoscono bene, hanno giocato insieme già a Bologna e dallo scorso anno sono di nuovo compagni di squadra qui a Siena. Venturi, Udovcic, ancora c'è una manovrata. Venturi, Udovcic, fuori, è un finto per il blocco. Ancora Leban su Turkovic. C'è stato un velo da parte di Marino e un blocco sui due terzi per cercare di far tirare in più comodità Turkovic. Però Leban è attento, secondo palo basso, si è fatto trovare lì. E l'Ego dall'altra parte, intanto si scalda Cugino in panchina, importante il suo importo, il suo apporto che potrà dare alla squadra, soprattutto per far rifiatare i due terzi, uno tra Marrocchi e casa. Attacca Marrocchi, tiro e ancora la rete, 8-4, e intanto c'è ammonizione per Giulio Venturi. È iniziato benissimo l'Ego e c'è il primo timeout dell'incontro a nome del Bolzano. Noi diamo la linea allo studio. Si riparte, qui ancora il time out chiamato dal Bolzano, dove si vede il giocatore allenatore Mario Sporcic dare le indicazioni ai propri giocatori, come dall'altra parte fa Branko Dumnic. Inizio promettente quello di Siena, che dopo 11 minuti e 21 secondi è sopra di 4. Ci si aspettava una reazione, così è stata. Dopo le due partite precedenti dove aveva pagato forse un po' l'inizio il Siena, ora si trova avanti di 4. Ritornano in campo le squadre per continuare. Non sembra ci siano cambiamenti nelle due formazioni, si resta con i 14 iniziali e gli arbitri sono pronti per far riprendere il gioco. Si riprende Turkovic, Greganic, gira ancora difesa 6-0. È stata medicata una ferita al braccio destro di Marrocchi, forse perdeva sangue. Venturi, sale Sonner che va a doppio pivot. Turkovic, qui forse un po' colpevole Leban, palla centrale, non si aspettava forse questo tiro improvviso. Casa dall'altra parte, gran gol di Nico Casa, angolo stretto, non qui si deve ripetere. Gran gol, stavo dicendo, di Nico Casa, secondo anno per lui qui a Siena, terzino destro verso il fondo, ha trovato un'ottima traiettoria per il tiro, forse un po' colpevole Hermones, sua posizione non era perfetta. E allora ancora di nuovo più 4 Siena, ancora un'altra manovra da parte Udovcic, attacca Venturi, incrocia per Turkovic, palla larga per Udovcic che attacca, palla per Sonnere dall'ala, primo palo Martin Sonnerer,
1 su 2, primo gol dell'incontro. Qui, forse anche in questo caso, forse un po' colpevole Leban, che ha lasciato forse un po' troppo il primo palo a un giocatore come Sonner. Chiede scusa, forse tiro vicino al volto, ma di nuovo fuori. Attacca l'attacco del Siena con ancora Casa che tira, colpito in maniera irregolare da parte di Marino, ammonito, spinta il giudizio arbitrale. Si riparte ancora dei 9 metri, ma c'è ancora da pulire il terreno del palestra. A colloquio intanto Casa e Marrochi. Sta per riprendere il gioco con Bargelli che rimette in campo la sfera. Nikosevic per Casa. Ancora Nikosevic, fuori Bargelli che riceve e consegna a Casa. Pronto ad attaccare, Nikosic si attacca uno contro uno per Marrocchi, sotto mano stavolta Hermones, gran parata Udovcic, subito per Greganic, rete, la seconda da parte dell'ala sinistra croata. Occhio a queste soluzioni, Siena deve tornare bene in difesa, non può permettere di prendere gol semplici ed è 2-0 di parziale intanto per Bolzano che si riporta a meno 2. Nikosic, Marrocchi. Ancora Nikosic, Casa, ancora fuori il pivot, Bargelli per Casa, doppio pivot di nuovo, allora attacca Marrocchi Venturi, per Casa, doppio appoggio, ancora Hermones, con la spalla, forse si è fatto male nel ricadere, rimette in campo la sfera. Turkovic, un po' affrettato forse questo tiro da parte di Casa, poteva muovere ancora un po' di più la difesa. Turkovic, Udovcic, Venturi, sale taglio dell'ala, attacca Turkovic, Udovcic dagli 8 metri, non sbaglia, 9-8, ma è già dall'altra parte Siena, con Marrocchi, attacca Nikosevic, Marrocchi, Casa, fermato da Turkovic, in maniera irregolare, fallo fischiato dagli arbitri. Forse in quella situazione si deve uscire un po' prima su Dovcic, non fargli mettere piede sugli 8 metri perché da lì è un gran tiratore e può far male a Siena. Intanto c'è di nuovo ad asciugare il campo. Infatti, proprio questo quello che sta dicendo Coach Dumnic a casa. Nel frattempo è entrato Gugino al posto di Nico Casa, quello che dicevamo all'inizio, il suo apporto potrebbe giovare non poco per far rifiatare in questo caso Casa ma anche Marrocchi, proprio Gugino. Che riceve, che passa la palla a Bargelli, Nikosevic, Gugino, che entra a doppio pivot ancora, Marrocchi arriva, Nikosevic, passivo da parte degli arbitri. Primo passaggio dei 6, secondo, terzo, si gira Nikosevic in un fazzoletto, altra palla, altri 3 passaggi a disposizione della Ego per concludere, 3 passaggi lo indicano, questo è il quarto, palla persa, ci prova Marrocchi, Hermones. Annullati gli effetti del passivo dopo la parata di Hermones. Ricordiamo, se non seguite bene la palla a mano, che dopo un tiro, se la palla viene deviata dal portiere, si annulla la situazione di passivo e si può ricominciare normalmente il gioco. Marrocchi, Nikosevic, ancora. Tiro, rete, sotto contatto. 2 minuti per spinta su tiro. Marino, prima situazione di superiorità numerica per la Ego. Vediamo se saprà approfittarne la squadra di coach Branko Dumnic. È primo 2 minuti per Marino. Gioca, sì, gioca con l'extra player Bolzano, ovvero esce il portiere per un altro giocatore di movimento. Entra Mario Sporcic in posizione di pivot.
che intanto chiama lo schema. Udovcic che si va a posizionare tra Gasa e Nikosevic. Tira Venturi fuori, non fischia niente, per l'arbitro non c'è fallo. Cugino, allora palla Nikosevic, palla pazza in mezzo al campo, la recupera Nikosevic che fa più 3 per più 3 per Siena. Si lamenta ammonito Sporcic, penso per proteste. Continuano a lamentarsi i giocatori del Bolzano per un fallo forse non fischiato. Si ricomincia ancora un extra player da parte di Bolzano. Greganic, Turković, Udovcic, Venturi, Udovcic, taglia doppio più Sonner che riceve anche Udovcic, riceve Turković per Venturi, Udovcic, un palleggio, fallo da parte di Cugino, è caduto Sonner a terra, ammonito per una spinta ai suoi danni Luis Felipe Gaeta, l'ex dell'incontro. Non è più passivo. 7. Turković. Attacca. Buona la difesa di Cugino. E poi però trattiene troppo Turković e viene ammonito anche lui. Chiama uno schema Sporcic da proporre. Infatti si scambiano Turković e Dolcic. Si riprende. Aggressiva parte Nikosevic su Venturi, arriva Turković, fallo in attacco, blocco irregolare fischiato a blocco irregolare fischiato a Sporcic. Intanto c'è stato il tiro da porta a parte di Nico Casa, che però termina sul fondo perché Bolzano non aveva cambiato in tempo, quindi la situazione di extra player si risolve di superiorità dei due minuti di superiorità numerica per Siena, si risolve con un 1-0 di parziale. Quindi al 18:30 del primo tempo la situazione dice Ego 11, Bolzano 8. Scivola Cugino, attacca Turković, buona l'uscita, il recupero da parte di Gaeta che resta al secondo alto. Udovcic, buona l'anticipo in diretto da parte di Nikosevic su Turković. Ancora Turković, si alza, su un passo Leban tocca solo, ma la palla entra in porta. Bisogna uscire in queste situazioni, non si può lasciar tirare così giocatori del calibro di Udovcic e Turković. Cambio attacco e difesa da parte del Siena con dentro Pablo Marrocchi, fuori Nico Casa, solita rotazione da parte di coach Dumnic. Nikosevic, arriva Marrocchi per l'uno contro uno, si sposta il pivot, gran palla forse un po' troppo alta. Udovcic prova a lanciare Greganic, ma stavolta c'è buona copertura da parte di Nikosevic. Turković attacca, tiro, rete. 11-10, 2-0 di parziale Bolzano che ritorna in partita. Entrambi i gol portano la firma di Dean Turković. Seconda fase, difesa non schierata perfettamente, e un giocatore dell'esperienza di Dean Turković capisce la situazione e non sbaglia. Finto incrocio anche questo, velo per gli arbitri, si può giocare. Pasini, gran palla per Bargelli, e 12-10, l'arbitro non aveva fischiato nulla. Si continua, Pasini aveva lo spazio a sufficienza, ma ha trovato meglio il compagno Bargelli posizionato a pivot che non ha sbagliato. Quindi di nuovo più due ego. Chiama lo schema Udovcic, Turković, ancora Udovcic, Venturi, Turković, attacca Turković, fischiato un'invasione di aria.
fischiato un'invasione di aria a Marino che ha attraversato i 6 metri in posizione di pivot dentro l'area. Aveva battuto subito Leban, ma aveva messo il piede fuori dall'area. Questo non si può fare se viene fischiata invasione. Comunque, graziata l'ego anche perché Leban aveva sbagliato il lancio. Quindi potrà andare con un attacco organizzato. Gugino per Marrocchi. Nikosevic. Marrocchi. Nikosevic. Movimento. Pablo Marrocchi. Ancora lui. Altra rete. Il movimento che ha permesso il gol di Marrocchi e quello di Raul Bargelli, che è andato a bloccare il quarto difensore e non ha permesso di uscire a far fallo. Pablo Marrocchi ha tirato sopra e ha fatto una gran rete. Primo palo alto. Ora esce Marina, già dall'altra parte. Difesa aggressiva di Nikosevic. Turkovic in doppio appoggio sopra la testa di Gugino. Sì, è già dall'altra parte però Siena. Marrocchi dentro la palla. Si lamentano i giocatori del Bolzano per un fallo fischiato ai danni di Bargelli. Secondo i giocatori non c'era nessun estremo per fischiare la sanzione, anche perché erano a terra sia Venturi che Bargelli per contendersi il pallone. Intanto si asciuga il campo, bagnato da una chiazza di sudore da Venturi e Bargelli, entrambi a terra. Partita equilibrata fino a questo momento. Siena che ha provato a scappare via, ma Bolzano si è affidata a Turkovic ed è rimasta sempre in partita. Ora altro attacco organizzato per il Siena, con Nikosevic che esce. Palla per casa, ancora Marrocchi, Nikosevic. Marrocchi, dialogano i due. Marrocchi vuole attaccare. Nikosevic. Super anticipo, grandissimo anticipo di Turkovic che ferma l'attacco senese. Ancora Nikosevic vuole attaccare. Palla persa da parte. Sfondamento. Gran difesa di Marrocchi sulla palla persa di Nikosevic. Turkovic aveva innescato perfettamente Greganic, ma sulla sua traiettoria di corsa si era permesso perfettamente tu Marrocchi. Ora altro timeout, stavolta chiamato da coach Dumnic. Linea alla pubblicità. Ecco, ritornati qui dal palestra dove coach Dumnic ci ha chiamato il timeout al 23° del primo tempo e dove sta disegnando il prossimo attacco per l'Ego. Nell'ultima azione c'è stato un grande intervento difensivo da parte di Marrocchi, che sulla palla persa di Nikosevic è tornato in difesa, ha preso sfondamento sul contropiede di Greganic. Ottima fin qui la sua prova, sia al tiro sia in difesa, da grande leader, come è giusto che sia per un giocatore della sua esperienza, che dopo aver lasciato l'Italia ha girato un po' per l'Europa, tra cui Lussemburgo, Francia e Spagna le mete più ambite. Quest'anno è ritornato in Italia. Si riparte però con il gioco, con la manovra in mano all'Ego. Nikosevic, Marrocchi. Ancora Nikosevic, casa. Tornati i tre terzini dello starting seven da parte di Dumnic. Casa che allarga. Marrocchi. Nikosevic che allarga. Ancora Marrocchi che attacca. Piede da parte
da parte di Turkovic per Gelli, quindi nessuna volontà nell'intervento, quindi nessuna sanzione. Riparte Nikosevic con la rimessa dai 9 metri. Marrocchi, casa. Casa, Marrocchi. Nikosevic allarga, di nuovo a doppio pivot, di nuovo ad allargare i due terzi. Marrocchi attacca Marino. Palla. Schiato prima un fallo da parte della coppia arbitrale. Valte Gaeta, 9 metri. Si è visto fin qui poco, innescato poco dai compagni. Passivo chiamato Marrocchi in doppio appoggio. Ancora Pablo Marrocchi. Gran prova la sua fin qui, più 3 ego. Turkovic. Udovicic. Cerca il pivot, buona la difesa. Buona la difesa da parte di Nico Casa in copertura sul pivot, però per gli arbitri un trattenuto un po' più del dovuto, quindi si riprenderà con un 9 metri per la compagine altoatesina. Si asciuga il campo. Si ricomincia con Marino che mette in gioco il pallone. Udovcic, Venturi, cambio di direzione, ancora Udovcic, si alzano i ritmi. Turkovic cerca, non viene fermato mai da Bargei. Udovcic, doppio appoggio, palo esterno e fuori, riprende Gialego. Marrocchi per casa, incrocio, no, si è andato un po' è andato un po' nel traffico Nico Casa, però si è fermato in tempo, quindi altro attacco organizzato da Lego. Vediamo se ancora useranno la soluzione del doppio pivot per cercare di attaccare i due terzi. Sì, va Nico Casa, stavolta è Nikosevic ad attaccare. Ancora Marino, un servo in tangenziale, sta venendo attaccato da tutti e non sta riuscendo a fermarli. Questo potrebbe essere un problema per Bolzano. Intanto Siena è tornato sul massimo vantaggio del più 4, 15 a 11. Questo potrebbe essere un altro tema dell'incontro, ovvero la difesa. Turkovic, occhio al pivot. Erano usciti in due su Turkovic, ma quando c'è un giocatore di questa pericolosità, può essere questa la soluzione. Turkovic, Venturi, Turkovic. Udovcic, cambio di posto. Udovcic, palla lunga per Turkovic, para Leban, ancora Turkovic però prende il rimpallo. Ottima parata di Alessandro Leban su un tiro insidioso di Turkovic, avvenuto da terzino destro. Udovcic, Turkovic, doppio appoggio. Uno sì, due no. Non è sbaglio di fila, ma è già dall'altra parte la ego. Per gli arbitri bisogna ri ripetere la. Bisogna ripetere la rimessa perché uno tra Pasini e Gaeta aveva superato il centrocampo. Forse c'è da cambiare il pallone. È solo un po' bagnato, ma si può ricominciare. Parla Gaeta con Casa. Si cambiano forse qualche consiglio. Intanto lei è di nuovo in attacco quando mancano poco più di 3 minuti. Casa, ancora doppio pivot, ancora, ma stavolta è cambiato Bolzano, è entrato Sporcic, incrocio per Marrocchi. Cambiano i giocatori, non cambia l'esito. Stavolta una soluzione alternativa, non più uno contro uno sul terzo difensore, ma bensì uno contro uno e incrocio. In quel caso il terzo difensore, che in questo caso era Mario Sporcic, si trova in ritardo e quindi Marrocchi può colpire indisturbato. Altro massimo vantaggio. Dovrebbe fare una buona difesa Siena per cercare di andare al riposo sul massimo vantaggio possibile. Casa, ancora Turkovic, palla per Greganic, angolo stretto, para Leban. 2 minuti a Gaeta. Secondo gli arbitri c'è stato un tocco da parte di Luis Felipe Gaeta sul tiro dell'ala. Andrà Dejan Turkovic, uno specialista dei 7 metri, e cambia la classica staffetta in porta sui tiri dei 7 metri tra Leban e Pavani. Entra Giovanni Pavani, classe 2000, l'anno scorso alla Junior Fasano.
anche lui di Ferrara come Pasini. Turkovic, tiro subito, senza finte, in alto alla sinistra di Pavani, che non può far nulla. Torna in campo Lehmann. Ora, prima inferiorità numerica per la Eguen Bolsena. Vediamo se Coach Dumnic gioca la carta dell'extra player. No, decide di restare col portiere in porta e di giocare un uomo in meno l'attacco. Incrocio tra le ali, in questo caso Bargelli, posizione di ala che poi si andrà a inserire a pivot. Casa vuole attaccare. Un finto incrocio. Marrocchi per Nikosic, questo sì che era un incrocio. Casa per Pasini, la palla viene deviata da parte di Udovcic, passivo chiamato dagli arbitri. Casa prova a incugnarsi nella difesa, subisce un buon fallo che fa passare ancora secondi. Bargelli pronto per mettere per Marrocchi, ancora sotto mano, stavolta para Hermones. 1 minuto e 30 per 1:30 alla fine del primo tempo. Primo attacco in superiorità numerica per Bolzano. Vediamo se saprà sfruttarla la squadra altoatesina. Che schema metterà in campo? Udovcic, doppio pivot lui, Turkovic, Venturi. Si gioca con due pivot. Turkovic, mezzo alle gambe. Super parata di Leban! Super parata di Leban! Parata importantissima da parte di Alessandro Leban, classe 98, cresciuto sportivamente nel Bologna United. Ma che palla aveva data Dejan Turkovic in mezzo alle gambe di Nico Casa per Vito Claudio Marino, che però ha sbagliato, ha mancato l'appuntamento con il gol. 30 secondi alla fine del primo tempo, passivo subito da parte degli arbitri, forse un po' presto. Casa, palla persa da parte di Siena. Frazione di passi, penso, o sfondamento. 20 secondi alla fine del primo tempo, altro attacco uomo in più per quanto riguarda il Bolzano. Vediamo se faranno la stessa scelta. Sì, stessa azione, stavolta attacca Turkovic, tiro para Leban, ancora Leban, poi lancio, ha una mano. Pasini finisce il primo tempo. Ultima azione, buona la parata da parte di Leban, ottimo il recupero difensivo da parte di Nikosic, e si va in vantaggio, e si va alla fine del primo tempo con la Eguen Bolzena in vantaggio 16 a 13 sull'SSV Bosn.
Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura.
Bentrovati dal Palestra di Siena, dove sta finendo l'intervallo della partita tra Egon Bol Siena ed SSV Bosen. In questa attesa vi darò i gol, i tabellini di entrambe le squadre. Per il Siena, Bargelli 1, Pasini 2, Casa 2, Nikosevic 4, Gaeta 1, Marrocchi 6. Per quanto riguarda invece il Bolzano, Sonner 1, Marino 1, Turkovic 6, Greganic 2 e Udovic 3. Squadre tornano in campo con Siena, che è riuscita a resistere bene all'inferiorità numerica patita per i due minuti per Felipe Gaeta. Le squadre tornano in campo con gli stessi, per Siena gli stessi 7 che hanno iniziato. Invece c'è un cambio per quanto riguarda il Bolzano, per in difesa con Sporcic al posto di Marino. Proprio lui è stato reputato da parte del Siena l'anello debole della difesa, è stato attaccato più volte nel corso della prima frazione, creando non pochi problemi alla difesa altoatesina. Ora ricomincia l'incontro con Siena che manovra il primo pallone del secondo tempo. Casa, Marrocchi, vediamo se sarà lo stesso Caravaggio tecnico del primo tempo, ovvero doppio pivot e cercare di allargare i terzi. In questa prima azione non sembra, invece sì, di nuovo ancora, stavolta va a Casa, viene attaccato Venturi, che ferma stavolta ottimamente Pablo Marrocchi. I due sono grandi amici, compagni di nazionale, nel quale hanno vissuto anche l'esperienza di Tarragona, dei giochi del Mediterraneo. Non molto prolifica per l'Italia, che non è riuscita ad arrivare a medaglia. Bargelli rimette in campo il pallone. Marrocchi, Nikosevic, Casa, di nuovo ancora Casa in mezzo, ancora Marrocchi che attacca, ancora gran difesa di Venturi su Marrocchi, ancora una volta puntato più volte a ripetizione, l'abito al genere passivo. Nikosevic, Marrocchi, doppio appoggio, Venturi tocca ma non basta, settima rete per Pablo Marrocchi. E lui il trascinatore da parte del Siena in questo inizio. Un Bolzano che dall'altra parte manovra il primo pallone del suo secondo tempo con Udovic che attacca sul blocco di Marino, fa buona guardia Bargelli e Casa. Comincia da un 9 metri. Udovic, doppio pivot da parte di Greganic. Turkovic ancora per Udovic che stacca, no, è una finta. Venturi stacca da 9 metri, buona la difesa di Marrocchi su Giulio Venturi, evitandogli il passaggio al pivot e anche la conclusione. Udovic vuole attaccare il 2 contro 2 col pivot, salta Udovic dai 9 metri, questa è una gran rete da parte di Erik Udovic, quarto gol per lui, 14° per il Bolzano. Marrocchi, gran palla per Bargelli che non riesce a girarsi. Altra invenzione di Pablo Marrocchi. Bargelli però non ha trovato il tempo giusto, anche per l'ottima difesa di Dejan Turkovic, che gli ha evitato di girarsi e di andare alla conclusione. Ancora doppio pivot, ancora Marrocchi. Nikosevic attacca Sporcic, incrocio per Marrocchi. Marrocchi per Gaeta, Lex. Volante un po' bassa da parte di... un po' bassa da parte di Gaeta. Turkovic per Greganic, subito due passaggi e Bolzano è già dall'altra parte. Ritmi che si alzano e si abbassano in base a ciò che vuole fare la partita. Intanto c'è come il cambio attacco e difesa tra Sporcic e Marino, penso sarà questo l'andamento di tutto il secondo tempo. Intanto Dovcic chiama lo schema, esce il pivot. Udovic pronto ad attaccare verso l'esterno, buona la difesa di Raul Bargelli in questo caso. Ancora Udovic, stavolta verso l'interno, qualche passo di più, un passo di troppo, gli arbitri se ne accorgono e fischiano 9 metri. Turkovic, Udovic vuole attaccare ancora,
Invece no, torna indietro. Gestisce la manovra Venturi. Passivo da parte degli arbitri. Gran palla, un po' basso però Marrocchi. Allora subito per Pasini, due passaggi e la Ego. Gran parata di Hermones, gran parata di Hermones su Pasini in contropiede. Grande intervento che potrebbe morale, potrebbe dare morale alla squadra altotesina. Udovic attacca, fermato bene da casa e Bargelli. Era una buona occasione per l'Ego per tornare sul più 4. Hermones però è stato bravissimo a mantenere la posizione e non lasciare il primo palo dove aveva cercato di concludere Filippo Pasini. Venturi, Udovic, Turkovic, palla un po' bassa, doppio pivot, occhio perché può essere un velo per far tirare Turkovic. È così, ancora Leban e poi Sonneler sbaglia il suo secondo tiro della partita. Già dall'altra parte Marrocchi che vuole attaccare uno contro uno, gran palla per Pasini. Due minuti penso per uno scontro con Bargelli a Venturi. Venturi non è d'accordo con la decisione arbitrale, non so se si riprenda con un 9 metri. No, è stato dato alla sanzione, ma palla al Bolzano perché la palla era già uscita fuori. Seconda superiorità numerica per la Eguen Bolziana. La prima si è conclusa con un parziale di 1-0 per i senesi. Vedremo la seconda come la sfrutterà la squadra di Branko Dumnic. Intanto gioca di nuovo in extra player Bolzano con Marino che prende il posto di Hermones. Avevano rischiato nel primo tempo in una o due circostanze dove Nico Casa aveva sbagliato anche il tiro da porta a porta. Udovic, buona la difesa tra Casa, di Casa e Marrocchi per fermarlo, e Nikosevic fa buona guardia invece sul pivot. Ancora Udovic che vuole attaccare, doppio appoggio, para Leban, occhio perché la porta è ancora sguarnita. Se ne accorge Marrocchi che preferisce passarla a Bargelli. Cosa ha parato Hermones? Cosa ha parato Hermones? Ma che ingenuità! Che ingenuità da parte di Bargelli. Aveva la porta vuota e ha aspettato a tirare. Ma che parata Hermones! Gran parata, la seconda già di questo secondo tempo. Una parata che per la seconda volta nega al Siena la possibilità di andare sul più 4. Di nuovo in extra player, vediamo se rischierà ancora come prima. Sale Greganic per Turkovic. Sporcic, no, esce prima Sonneler, allora Udovic, Sporcic. Tutto chiuso però, chiude bene la difesa, Udovic. Bargelli si fa infilare tra 1-2. Questo non te lo puoi permettere, soprattutto se sei uomo in più. Quella è la parte che devi difendere. Lui però si è fatto sorprendere lì. Ancora uomo in più Lego che può avere l'occasione di giocare con l'uomo in più. Va a doppio pivot casa Marrocchi, troppo spazio forzato anche questo. Ancora Hermones, terzo già il suo intervento in questo secondo tempo. Nel primo tempo è stato a volte impreciso, invece ha iniziato benissimo il secondo tempo, chiudendo, anzi permettendo di chiudere a Bolzano questa inferiorità numerica con un 1-0 di parziale. Chiama lo schema Sporcic. Sporcic, Turkovic, Sporcic, tocco di piede da parte di Pasini, stavolta volontario, non come nel primo tempo. Quindi due minuti e stavolta inferiorità numerica per due minuti per il Siena. Nel primo tempo aveva ben tenuto la squadra senese, vediamo se sarà così anche nel secondo. Venturi, vediamo se soprattutto Bolzano riproporrà lo stesso attacco in superiorità numerica. Mi sembra di sì, con Udovic che va, blocco, troppo spazio, Venturi non sbaglia, 2-0 di parziale Bolzano, e Bolzano è di nuovo lì, meno 1. Primo gol per Giulio Venturi nella sua partita. Siena, come nel primo tempo, gioca senza extra player. Marrocchi, Nikosevic,
Bargelli. Casa incrocerà con Bargelli. Nikosevic prende il pallone, passivo da parte degli arbitri. Gaeta, mano sul volto. Secondo due minuti nel giro di 7 minuti a Giulio Venturi. Questo potrebbe essere un grave handicap per la squadra altoatesina, uno dei suoi colonni importanti della difesa, con due volte due minuti. Marrocchi chiede quanto manca al rientro di Pasini. In questo momento sono 5 contro 5, quindi parità numerica, ma entrambe le squadre senza un giocatore. Casa, Marrocchi. Nikosevic in questo momento in posizione di ala sinistra. Marrocchi salta, finta di saltare, gran palla, passaggio di tocco per Felipe Gaeta, il gol dell'ex, il secondo per Felipe Gaeta. Siena di nuovo più 2. Nasce tutto però da un ottimo attacco, un'ottima finta di Pablo Marrocchi, poi un passaggio sotto contatto per Nico Casa, altro passaggio di tocco per Gaeta che non sbaglia in mezzo alle gambe di Hermones. Buona qui la difesa di Nikosevic su Mario Sporcic. Gioca senza portiere, quindi gioca la carta dell'ex la player, quindi dell'uno in più. Turković per Greganić, non c'è spazio però, passaggio un po' impreciso. Udovic, ancora Turković per Sporcic, para Leban ed è a porta vuota, ma non... chiede calma però, forse non ce la sentiva di tirare. Gran parata di Leban, ha tirato lì Sporcic, ma si è fatto trovare lì Leban. Inizio del secondo tempo con i portieri sugli scudi da una parte e dall'altra. Prima Hermones, ora Leban, dicono di no. 6 contro 5, superiorità numerica per un po' di tempo. Nikosevic più 3 e Gwent Ball Siena. Questo è il quinto gol di Božidar Nikosevic. Situazione di uomo in più, ha rischiato un po' però la coppia arbitrale non ha ritenuto ci fossero degli estremi per lo sfondamento, forse per un taglio in aria da parte di Turković. Quindi più 3 e palla a Bolzano. Sporcic attacca, Nikosevic lo ferma. Sonnerer fa parte dell'azione. Turković, Udovcic ancora sotto contatto, gran gol di Erik Udovcic, il quinto della sua partita. Gli arbitri richiamano ancora a fare la rimessa, forse questa volta sì, è stato ritenuto Felipe Gaeta più avanti rispetto al centrocampo. Di nuovo sul più 2, partita equilibrata, ritmi che si sono un po' abbassati in questo secondo tempo. Dicevamo all'inizio della Egon Bolsiena che ha giocato 3 partite in 10 giorni, forse è dovuto anche a questo. Chiama lo schema Marrocchi, taglia Pasini, Casa, vediamo se giocherà il 2 contro 2 o solo un modo per far spostare. Marrocchi ancora Pablo Marrocchi, ottava rete della sua gara, gran prova la sua dopo il rosso rimediato dopo 15 minuti con Versano. Forse aveva qualcosa da farsi perdonare, lo sta facendo nel migliore dei modi, trascinando i suoi. Ancora più 3 Siena dopo 10 minuti di gioco, 11 minuti di gioco, scusate. Turković cambio posto con Udovcic, attacca lui verso l'esterno, che ben lo conosce Gaeta, ci mette una mano sul passaggio insieme nei 9 anni. Oh, eccola il passaggio. Venturi attacca, fischiato fallo su Cugino. Ottima la prova in difesa la sua, in questo caso su Marino, per evitare di fargli prendere il pallone. Contatto un po' oltre il limite, ma va bene. Udovcic, Turković ancora in doppio appoggio, ancora Leban, Casa per Marrocchi, decide di calmare le acque. Altra parata di Leban, portieri sugli scudi. Leban, come con Conversano nel secondo tempo, sta salendo in cattedra. Altro intervento su Dejan Turković,
Si sta sporcando un po' le sue percentuali al tiro dopo un primo tempo quasi perfetto. Bargelli per Gugino. Ancora doppio pivot, ancora cerca di allargare i due terzi, anche perché è tornato Marino. Gli arbitri fischiano. 2 minuti a Turković per una trattenuta, forse sì, trattenuto per la maglia. Non è d'accordo Turković e però deve abbandonare il terreno di gioco per i 2 minuti. Altra superiorità numerica per la Ego, vediamo se saprà sfruttarla. C'è un cambio nelle file della Ego. Nikosevic per Bargelli, forse per rifiatare un po' anche lui. Ecco un po' la panchina corta, deve cercare di gestire ora il ritmo, anche perché 3 gol di vantaggio sono molto importanti, soprattutto sia per il morale che per la classifica. Inizia ora l'attacco, un uomo in più. Pablo Marrocchi chiama il gioco. Casa, Nikosevic, andrà, penso lui a doppio pivot, no, fallo in attacco, forzatura inutile di Casa, uomo in più, possibilità di andare sul più 4. Brutta palla persa da parte di Nico Casa, non ci stava proprio. Sporcic, scavalcamento, Mario Sporcic, l'esperienza, primo gol della sua partita col marchio di fabbrica, lo scavalcamento. Gugino paga un po' di gioventù. Qui Sporcic con tutta l'esperienza e tutti i trofei vinti l'ha fatta valere. Quindi Bolzano, e siamo di nuovo qui, Bolzano sul meno 2. Marrocchi gioca l'uomo in più. Nikosevic, Božidar Nikosevic, 6° gol per lui. Siena di nuovo sul più 3. Era caduto prima Sporcic per un contatto con Bargelli, si lamenta il giocatore allenatore dell'SV Bosen. Vediamo se gioca extra player. Sì, gioca in extra player. Altro scavalcamento. C'è Udovicic che prende un 2 minuti per proteste. Gli arbitri hanno fischiato fallo e non erano d'accordo i giocatori. Non erano d'accordo i giocatori arbitrali. Intanto è rimasto a terra Sporcic. Dicono per un dito nel ditata, forse nell'occhio. Ammonito il dirigente del Bolzano per proteste. Sporcic chiede spiegazioni del fatto perché sia stata fermata la situazione di gioco. L'arbitro dice passi. Personalmente sembrava la stessa di quella di prima. Altro scavalcamento, dove stavolta al posto di Gugino c'è cascato Bargelli. Bisogna stare più attenti in queste situazioni, anche perché uomo in più non si può permettere di perdere il parziale. Ora deve uscire forse perché ha chiamato per 3 azioni. Penso di sì, perché l'arbitro avevano richiamato il medico in campo, quindi senza sanzione Sporcic doveva stare fuori 3 azioni. Entra in questo caso Jonas Walcher, terzino classe 2002 dell'SSV Bosen, pronto a riprendere il gioco con Bolzano, che ora è sì un uomo in meno, ma è anche senza portiere, quindi giocherà 2 uomini in meno e c'è una difesa aggressiva da parte di Siena. Walcher proprio deve giocare. Buon fallo preso dal giovane altoatesino. Difesa molto aggressiva da parte quella di Siena, con Pasini a uomo su Sonnerer. Marrocchi ferma ancora Walcher. Difesa aggressiva su Venturi. Adesso intanto è rientrato Turković. Walcher. Turković su un passo, fallo.
Marino rimette in campo a parte passivo, primo passaggio, Turković. Altro fallo preso, questo d'esperienza da parte di Dejan Turković per far passare i secondi. Turković. Valcer, palla persa, la ritrova. Palla vagante, le 50-50 ball. È stata controllata questa da parte di Bolzano, che penso abbia ancora a disposizione due o tre passaggi, non di più. Viene asciugato il campo con Hermones che è tornato tra i pali, quindi ora solo un giocatore è solo un giocatore in meno Bolzano. 14:53 sul cronometro. Turković, murato da parte di casa, si butta sulla palla Nikosević, eccole le 50-50 ball. La voglia di Božidar Nikosević di prendere questo pallone, c'è ancora da asciugare il campo, ma che scatto, che voglia, questa l'aggressività, la voglia che ci vuole per vincere queste partite, sono partite importanti. Si mette in campo il gioco con Legu, che ha l'opportunità di ritornare sul più 4, anche perché uomo in più, un attacco e un uomo in più. Chiede calma casa, doppio pivot Nikosević, Marrocchi si ferma, Nikosević ancora, Marrocchi, gran palla per Gaeta, la girella di Luis Felipe Gaeta che bacia il palo e va sul fondo. Altra opportunità sprecata da parte dell'Ego per tornare sul più 4. Si torna in attacco per il Bolzano, ancora Valcer, tornano pari, resta uomo Turković, Bargeglia uomo su Turković, Valcer, tiro e la rete del classe 2002 al Totesino, un po' colpevole qua Lehmann. Nikosević vuole attaccare, Marrocchi, buona la finta, gran passaggio, tutto di tocco, tutto, ma buona anche la rotazione difensiva da parte di Bolzano, che riesce a chiudere questo scalare. Intanto avvicinamento tra i pali da parte di Levone e Pavani, non è piaciuto forse quest'ultima azione a coach Branko Dumnic, questo gol preso da parte di Alessandro Leban, e quindi entra in campo Giovanni Pavani. Intanto dall'altra parte Lego con Marrocchi, casa, Nikosević ancora dentro, ancora ad allargare i terzini, Marrocchi, Pablo Marrocchi, nona rete della sua partita, è lui il trascinatore. Ancora più tre, Turković per Greganić, para Pavani, primo tiro, prima parata, entra subito bene in partita Pavani, poi Bargelli per Nikosević. Altra occasione per tornare sul più 4 per la Ego. Se forse il pallone è bagnato, forse deve cambiare il pallone. No, si ricomincia ancora con Bargelli. Dicevamo, ottimo intervento di Giovanni Pavani, che si è fatto subito trovare pronto sulla botta dei 9 metri di Greganić. Sì, pallone invece è da cambiare. L'arbitro va al tavolo per cambiarlo. Pablo Marrocchi, dicevamo, non ha gol il suo massimo stagionale finora, fin qui, ed è pronto a riprendere il gioco con Bargelli, Nikosević, casa, Marrocchi, casa, Bargelli per Marrocchi. Vediamo se andrà di nuovo casa dentro a doppio pivot. Sì, allora attacca Nikosević, incrocio per Marrocchi, altro tiro, stavolta al lato alto, Turković subito, Nikosević, che recupero difensivo, e allora uno contro uno, Marrocchi, decima rete la sua, ma questo gol è da dare per il 50%
al recupero di Božidar Nikočević. Gran intercetto il suo, poi Gaeta, visto che era rimasto, si era preso un turno di riposo Pablo Marrocchi, che è andato uno contro uno contro il Mones e non ha sbagliato. Decima la rete la sua, più 4, di nuovo massimo vantaggio Siena. Turković, Venturi, incrocio per Turković, Valcer, Turković, Venturi, Greganić, Parapavani! Due minuti. Due minuti a Felipe Gaeta, forse per un contatto sul volto. È il secondo, deve stare attento Gaeta, perché è il suo secondo due minuti. Ma altro intervento di Pavani. 2 su 2 da quando è entrato. Ottima l'intuizione di Dumnić. Dare un po' di riposo all'Eban. E il Siena adesso attacca. Sì. In nome meno si gioca la carta dell'extra player Branko Dumnić. Diceva attacca con nome meno, ma con la possibilità di andare sul massimo vantaggio finora, ovvero il più 5. Casa Marrocchi, Nikočević, casa Bargelli per Marrocchi, Nikočević, casa, fallo. Un po' forzato questo attacco di casa, che ha rischiato di fare sfondamento, di fare fallo in attacco. Gli arbitri però sono stati di un avviso diverso. Bargelli, Marrocchi. Marrocchi vuole giocare il 2 contro 2. Si alza Marrocchi, gran palla per Bargelli. Ermones! E poi Cugino dall'angolo, ancora Ermones! Due parate di fila del portiere brasiliano. Valcer sbaglia il passaggio per Sporcic. Cosa, brutto errore questo per Bolzano, che era uomo in più, aveva l'opportunità di accorciare. Dall'altra parte, super interventi di Ermones, non una ma ben due volte. La prima su Bargelli a botta sicura, la seconda su Cugino, che forse poteva fermarsi e ricominciare, far perdere qualche altro secondo in maniera tale da tornare il prima possibile in 6 contro 6. Time out da parte di coach Branko Dumnić. Allora, linea alla pubblicità. Eccoci qua di nuovo dal palestra, dove coach Dumnić ha chiesto il time out per cercare di disegnare lo schema che porterebbe l'Ego sul più 5, sul massimo vantaggio fin qui. Bolzano è già in campo, invece l'Ego attarda di qualche secondo. Ha collocato anche due portieri, sia Levan che Pavani. Scambio di sorrisi tra i due. Ecco l'Ego torna in campo con Gaeta ancora fuori per la sua seconda sospensione temporanea per 2 minuti. Torna in campo l'Ego con sì, sono l'Ego sono in 7 in campo, ma Lego è 7. Pavani la stava facendo grossa. La stava facendo grossa Pavani, perché Lego era con un uomo in meno, ma erano in 7 in campo. Fortunatamente dal time out, finché non si è tutti, non si può ripartire il gioco. Fortunatamente è riuscito a uscire in tempo. Nikočević attacca qui. Ancora Nikočević su Giulio Venturi. Altra rete la sua, la settima. Sono 17 gol in 2 tra Marrocchi e Nikočević. Stanno trascinando Siena e questo è il massimo vantaggio a poco più di 10 minuti dalla fine. Intanto è tornato Felipe Gaeta,
in una posizione un po' inconsueta per lui della terza. Sonner, angolo, tiro, primo palo, rete. Secondo gol per Martin Sonner. Dopo il primo del primo tempo e due errori, torna a segnare. Marcatura uomo da parte di Bolzano su Pablo Marrocchi, con Udovcic fuori su di lui. Difesa un po' più aggressiva da parte di Bolzano, con passivo da parte degli arbitri subito. Casa, tiro, palo. Sporcic, Udovcic. Ancora Sporcic in seconda fase per Udovcic. Si ferma Sonner. Tiro, traversa di Martin Sonner. Un po' forzato questo tiro per lui, ma ha nelle sue corde questi tipi di tiri. Sfortunato in questo caso a colpire la traversa. C'è questa marcatura uomo. Vediamo come deciderà di attaccare la Ego. Con Bargelli che si va proprio a posizionare lì dove c'è Marrocchi. Fuori Bargelli. Casa. Non vede il taglio di Marrocchi a doppio pivot. Palla rischiosa da parte di Casa. C'è stato un tocco col piede però da parte di Sporcic, quindi ancora palla Siena, ancora Casa per Gaeta. Vuole attaccare lui. Gaeta in elevazione, murato Bargelli, però la controlla. Allora con calma Gaeta vuole attaccare. Scavalcamento, c'è fallo prima però da parte degli arbitri, quindi 9 metri è passivo alzato da parte della coppia arbitrale. Rimette in casa Nikosevic. Vuole attaccare Nikosevic. Božidar Nikosevic, ottavo gol per lui. E questo è un gran gol. Sotto contatto, con le mani di Sonner addosso, è riuscito con tutta la sua potenza a scagliare un missile verso la porta difesa d'Hermones, che non ha potuto far nulla. Ego di nuovo sul massimo vantaggio, sul più 5. Partita molto concreta quella della squadra senese, che continua a difendere bene. Compatta. Turković salta per Greganić. Angolo stretto. Gran gol da parte dell'ala croata. È il suo terzo gol questa partita. Forse un po' fuori posizione Pavani, che forse ha lasciato un po' troppo il primo palo, ma ha trovato una gran soluzione. Occhio perché cambia ancora la difesa Bolzano. 4-2 su Marrocchi e su Casa. Allora Nikosevic può iniziare il suo show personale. Fallo da parte degli arbitri. Dumnić che dà delle indicazioni proprio a Božidar Nikosevic. Va bene la 4-2, ma occhio a lasciare troppo spazio a un giocatore dal baricentro basso e dalla potenza di Božidar Nikosevic, perché può mettere in difficoltà la difesa altoatesina. Intanto c'era da asciugare il campo. Si riprende il gioco. Occhio alla zingarata che ha provato Greganić di rubare la palla sulla rimessa. Nikosevic ancora per Felipe Gaeta. Palla, no look per Bargelli. E questo è un gol pazzesco. Gaeta per Bargelli. No look di Luis Felipe Gaeta. In un momento così importante è riuscito a mettere una gran palla per Bargelli, che in volo non ha sbagliato. Se non sbaglio è il suo terzo gol di oggi. Intanto Turković dall'altra parte porta di nuovo il vantaggio sul più 4. Per Bargelli si tratta del secondo gol, invece per Turković. Casa, gran finta, traversa però, ma la palla finisce nelle mani di Gaeta, che decide di attaccare lui. Gaeta, Casa, ancora di prepotenza, 7 metri per una difesa in aria, per un aiuto in aria da parte di Sonner. 4-2 per togliere i due migliori giocatori, ma tanto spazio dietro. Marrocchi dai 7 metri contro Hermones. Marrocchi, Pablo Marrocchi, 11ª rete, non sbaglia. Siena di nuovo sul più 5.
per Turković era la settima rete, quella di prima. Gioca in sette, mette il settimo giocatore senza portiere. Sporcic per Venturi. C'è da sciogliere di nuovo il campo. Occhio a questa soluzione da parte di Bolzano, che gioca con 7 giocatori di movimento senza portiere, rischiando un bel po', ma con poco meno di 5 minuti da giocare non c'è altra cosa che possa fare la squadra altoatesina per cercare di recuperare lo svantaggio. Più 5 per la Ego. Sul cronometro c'è 25-38. Pronti per quello asciutto. Si può ricominciare. Sporcic, Turković, Sporcic, Udovcic. Salta Udovcic, lo ferma a casa. Ottima prova difensiva la sua. Marino, Sporcic, ancora Udovcic, in semi-eret, gran gol di Erik Udovcic, grandissimo gol di Udovcic, in semi-eret dai 9 metri, per lui si tratta del sesto gol personale, e Siena ora, intanto c'è stato un avvicendamento tra i pali, Schitter Mones, dato Rottensteiner, portiere classe 2003 da parte del Bolzano, Pasini. Fischiato passi. Stati fischiati passi a Pasini, quindi palla persa per il Siena. Vediamo se giocherà ancora col settimo giocatore. Sì, gioca ancora con 7 giocatori di movimenti Bolzano. Dal tutto per tutto. Ancora Udovcic, Turković per Marino. Buona la difesa per gli arbitri. Per gli arbitri è irregolare. Atterramento fischiato da parte degli arbitri, quindi 2 minuti a Nico Casa. Dentro Leban, avvicinamento tra i pali, Leban per Pavani, andrà sempre Turković dal dischetto, che proverà a segnare il suo settimo gol personale, cioè del suo ottavo gol personale. Turković contro Leban, prima finta, mezzo alle gambe, Dejan Turković, ottava rete, 2-0 di parziale Bolzano, più 3 Siena, con 3 minuti da giocare. Gugino, Gaeta, a uomo su Nikosević, 5-1 aggressiva su Nikosević, Pasini, cambio di direzione, palla persa però ancora, stavolta da Gugino, para Leban su Sporcic, poi Gaeta, una palla rischiosa, ancora Leban su Sporcic, a botta sicura in contropiede, nega il meno 2 e Dumnic dalla panchina predica calma, perché uomo in meno non si possono perdere questi palloni così e far rientrare una squadra pericolosa come Bolzano di nuovo in partita. Marrocchi, Cugino, ancora Marrocchi, Cugino vuole attaccare, fischiato sfondamento a Cugino. Quindi altra palla persa, la terza consecutiva da parte dell'Ego. Turković, rete da parte di Rossignoli, che è entrato anche lui al posto di Greganic. Meno 2 a 2 minuti dalla fine. Meno 2 per Bolzano, meno 2 alla fine. Riaperta la partita in un ame, 3-0 di parziale. Tutti a uomo, adesso Bolzano. Gaeta. Altra palla persa, quarta palla persa consecutiva da parte del Siena, che rischia di buttare via una partita già vinta. Turković ringrazia Siena, questa palla persa sanguinosa da parte di Dejan Turković in seconda fase, predica calma Marrocchi ora. Che palla persa da parte di Bolzano, che aveva la palla per tornare sul meno 1,
non si è capito con Rossignoli o Dolcic, che erano entrambi sulla linea di passaggio, la palla un po' in mezzo ai due. Ora torna tutto, quinta palla persa di fila per Siena. Udovcic dall'altra parte, Rossignoli, scivola un po' la palla, Turković, Udovcic, Sporcic, Pasini recupera palla, Nikosević in contropiede, Nikosević per chiuderla, fuori. Sta succedendo di tutto negli ultimi 5 minuti, ma mancano ormai 30 secondi. Turković meno uno, nono gol personale, non è ancora finita. Andiamo, sì, Dumnić chiama il suo ultimo time out, linea alla pubblicità. Quella che sembrava una partita ormai in cassaforte per Siena si è tramutata in un finale quasi da horror, con 5 palloni persi di fila e il contropiede di Nikosević, che poteva chiudere il match ma che invece ha dato l'opportunità a Turković e compagni di riportarsi sul meno 1. Ora mancano 18 secondi alla fine e Siena la palla in mano. Ovviamente Bolzano resta con la sua scelta disperata di andare uomo su uomo. Nikosević supera però Turković, supera anche Sporcic, Nikosević, il gol della staffa, si fa perdonare l'errore di prima ed è quasi finita adesso, anzi adesso è finita. La Eagle Bolzena vince contro l'SSV Bozen 28-26 dopo un finale thriller, dopo che ha visto la squadra di Dumnić in vantaggio di 5 fino a 3 minuti dalla fine farsi riprendere fino al meno 1 e poi Nikosević fa il bello e il brutto, e il brutto gioco per il Siena dopo aver sbagliato il contropiede della staffa, la chiude a 10 secondi dalla fine. Da Umberto Bronzo è tutto, a un prossimo appuntamento per la pallamano nazionale da su Eleven Sports.
1, 2, 3. Sa. 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 Prova. Prova. Mi senti ora? Credo sia Duccio. Potrebbe fare un danno incalcolabile. Di fatto ho lasciato subito il microfono. Lenia. Duccio, ti do il via io, te lo da lui il via. Per non fare una sì, ma beh, c'ha po' le orecchie, se vengo già su Dan o Dean? Dan. Sì. Non voglio far figurarci, no, per dire, scusa. Dejan Turković, la palla a mano Bolzano, una partita strana, diciamo, tirata, molte chiamate arbitrali, un commento generale sulla partita. La partita un po' strana, doveva essere un derby, invece quello che è successo in campo penso che è stata rovinata, sinceramente. Quelli che l'hanno vista penso che hanno visto perché. E con questo non direi altro riguardo a questa cosa. Invece la partita, complimenti a loro, è stata una partita dura e loro hanno un'ottima terzina fuori, veramente hanno dei giocatori fortissimi e noi non siamo riusciti a fermare il loro gioco uno contro uno, ci hanno battuto tanto da centro, lì dove in tutte queste partite magari eravamo i più forti proprio in mezzo alla difesa. E poi niente, poi era un po', diciamo, tardi alla fine per rientrare. Perfetto, grazie. Grazie mille. Grazie.
Potevano aspettarsi a non restringere le luci, però. Si vede nemmeno chi muore. Sì, chi vuole. Aspetta, sono. No, B, si fa la prova, perché qui va un canale solo. Prova, mi senti ora? Non deruzzolo, arrivo con calma. Si fece la sera la messa, non so che aggiungiasti. Questo l'ha messo sul 2? Ha messo sull'1? Hanno spento tutte le luci. Pronto, mi senti? Siamo mister Branko Dumnic della Ego Siena. Mister, una partita difficile, strana, anche soprattutto negli ultimi minuti, comunque il terzo risultato consecutivo per la Ego. Commento generale sul match. Eh sì, è partita difficile, abbiamo fatto bene, abbiamo iniziato bene la partita, non come le altre volte, siamo andati in vantaggio già dall'inizio, stavamo giocando bene, ma ultimi 5 minuti dovevamo gestire molto meglio, troppe palle perse, a posto di gestire bene, come ho detto, stavamo più 5, abbiamo perso troppe palle e abbiamo subito tanti gol, abbiamo rischiato alla fine proprio. Un risultato utile e comunque fa ben sperare anche per il prossimo impegno di mercoledì prossimo. Eh sì, certo, una cosa importante è che abbiamo vinto Bolzano, è l'unica squadra che non ha perso fino stasera e noi dobbiamo pensare ora subito, non mercoledì, già sabato ce l'abbiamo partita fuori casa. Perfetto.